Pascal diceva che ci convinciamo meglio con le nostre proprie ragioni e spesso la comunicazione in diverse forme di terapia breve mira proprio a far questo. Capire il perché non è difficile, è sicuramente un pensiero condivisibile, al punto che in un'altra forma Wompold diceva che l'aspettativa del paziente che un trattamento o una tecnica risultano efficaci è molto importante per produrre il cambiamento, ma che tale aspettativa non deve necessariamente basarsi su delle considerazioni vere, ad esempio scientificamente provate, quanto piuttosto su delle spiegazioni che calzino con il sistema culturale del paziente. In pratica è il paziente che ci deve credere. Così non è strano per me che una tecnica nata in seno alle origini della terapia cognitiva possa mostrarsi molto utile in terapia breve. Sto parlando della tecnica ABC di Albert Ellis. In realtà questa tecnica è stata nel tempo rivista da diversi autori e la versione che vi propongo oggi non è precisamente quella originale, ma poco male, che nella mia esperienza può rivelarsi comunque molto funzionale. Quindi vi dico come l'applico io e poi se volete mi dite come vi sembra, come la utilizzate invece voi se lo fate già nel vostro lavoro. In primo luogo, quando la uso? La uso in tutte quelle situazioni in cui ci sono delle forti convinzioni disfunzionali da parte della persona che creano sofferenza e per le quali né un'analisi di superficie della persona né le mie ristrutturazioni da terapeuta sono sufficienti a cambiarle. Premetto che non la uso sempre in queste situazioni. Io mi adatto molto alla persona che ho di fronte per capire qual è la chiave migliore per aiutarla. Per di più privilegio spesso una componente più esperienziale, cioè far fare qualcosa di pratico che metta in discussione la credenza, con un compito più che un compito carta e penna, però non mi è sempre possibile farlo, quindi diciamo che questa tecnica si è rivelata molto utile in specifiche situazioni, quindi ti invito poi a calzarla tu alla situazione specifica. Mettiamo che una persona abbia il dubbio di avere una malattia tutte le volte che sente uno specifico sintomo e comincia ad agitarsi. Io le dirò qualcosa del genere. Ti propongo una tecnica chiamata ABC. Quando sentirai il sintomo, prendi subito un foglio di carta e scrivi A, che sta per avversità. Qui in un paio di righe scrivi qual è il problema del momento. B, che sta per beliefs, cioè pensieri. Qui scrivi cosa stai pensando, ad esempio che quel sintomo è il segno di una grave malattia, che hai contratto qualcosa di letale, che hai paura di dover andare dal medico, che ti possono trovare qualcosa di brutto. Tutti i pensieri collegati a quell'avversità. Infine scrivi C, che sta per comportamenti, in un paio di righe scrivi tutte le cose che fai di conseguenza a quei pensieri: ascoltare il corpo, sfogarti col tuo compagno, cercare informazioni su internet, eccetera. A questo punto aggiungi un'altra lettera, D, che sta per discussione, e inizia proprio a mettere in discussione i beliefs, i pensieri del punto B. Ad esempio, trova delle spiegazioni alternative, o aggiungi spiegazioni differenti, o prova a falsificare quelle ipotesi, e via dicendo. Qui non ti risparmiare e fallo per 5 minuti buoni. Oh, su per giù la tecnica funziona così, a volte posso chiedere di farla al bisogno quando arriva l'avversità, mentre altre volte chiedo di essere più sistematici, ad esempio facendola 5 volte al giorno in orari prestabiliti o addirittura in ogni ora. È una tecnica molto efficace perché la persona, grazie al punto D, trova delle spiegazioni alternative alle sue credenze disfunzionali, oppure scopre dei nuovi punti di vista o insinua essa stessa il dubbio nelle proprie convinzioni. Il vantaggio di questa tecnica è che se funziona lo vedi abbastanza rapidamente. Se già alla seduta successiva la persona non dovesse mostrare alcun segno di cambiamento, forse è meglio passare a qualcos'altro. Naturalmente esistono tante tecniche per raggiungere lo stesso scopo e bisogna essere capaci di calzare la terapia sulla persona e non di forzare la persona all'interno di una specifica tecnica o anche di uno specifico modello. Però direi che se ci pensi bene, dopo tutto questo è l'ABC.